Ciao a tutti ragazzi, qui è Gioco Interessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui col 21esimo episodio della carriera giocatore su FIFA 16. In questo episodio ragazzi andremo a giocare la partita di campionato contro il Palermo, dove ci faremo sostituire al 60esimo, così da avere più probabilità di essere inseriti nella formazione titolare contro il Paris Saint Germain. Comunque, se non giocheremo la partita contro il Paris Saint Germain, andremo direttamente ad ottobre con la partita ragazzi contro il Napoli, che è una partita importantissima soprattutto per me che sono tifosissimo del Napoli. Quindi noi ci vediamo in campo ragazzi contro il Palermo. Però prima come sempre invito a lasciare un bel like per supportare al massimo questa sera. Cerchiamo come sempre di superare i 200 like. Noi ci vediamo in campo contro il Palermo. Buona visione a tutti, bella. Eccoci qui ragazzi, siamo allo Stadio Olimpico. Inizia adesso Roma-Palermo. Guardami Florenzi, bene sulla corsa. Proviamo ad andare, di spallate, lo mettiamo giù senza fallo. Si continua, un bel cross dentro per Gervinho. Alla pace Gervinho, buttati, palla fuori. Iturbe, guardami sulla corsa Iturbe, bene così, ancora per noi, possiamo andare, ci giriamo. In mezzo non c'è nessuno, e proviamo ad andare ancora noi. La finta, bene così, con calma ragazzi, con calma. Ci giriamo, però mamma mia che cosa facciamo. Che cosa facciamo, quel destro, Vigliano, poi sulla respinta ancora. 1-0 al 35esimo. Sempre noi. Che azione ragazzi che abbiamo fatto. Che azione, come ce ne siamo andati. È da rivedere tutto, guardate lì, fuori uno, poi là, passiamo lì in mezzo, bellissimo. Quel destro, Viviano, la parata e poi dentro col sinistro, 1-0. Attenzione, Marcello, dentro, è buona per Iturbe, attenzione ai Iturbe. Iturbe, se non ce la fai, appoggia dietro per noi, bene così, e appoggiamo. Indietro per Pjanic, 1-2 Pjanic, bello, per sinistro, a giro, Viviano. È buona per noi, possiamo andare dentro per Pjanic, è bella Pjanic, il destro di Pjanic. E assist per noi, 2-0 ragazzi, gol di Pjanic. Calcio d'angolo, io non capisco perché ragazzi sono fuori dall'area sui calci d'angoli. Palla attenzione indietro, De Rossi, bella per noi, la finta sul sinistro, Viviano. Siamo fuori ragazzi al 74esimo, andiamo a simulare il resto della partita. Volevo farmi sostituire al 60esimo ragazzi, però stavo per fare il cambio, era 74, quindi alla fine sono rimasto in campo. Comunque abbiamo vinto 4-0 la partita contro il Palermo, adesso andiamo a fare i nostri soliti allenamenti, 5 allenamenti, prima di vedere se siamo in campo contro il Paris Saint Germain. Io spero di sì ragazzi, perché la Champions è una competizione che voglio assolutamente giocare, perché voglio andare il più avanti possibile, quindi speriamo di essere inseriti nella formazione titolare. Intanto stiamo crescendo sempre di più, si puntano i 79, vediamo un po', avanziamo nel calendario, vediamo se siamo in campo o no. C'è Dumbia al nostro posto, non so Zeko che fine abbia fatto, probabilmente è stato venduto, perché altrimenti non mi spiego per quale il motivo per cui giochi Dumbia. E invece no, c'è Zeko in panchina. Boh, l'allenatore qui preferisce Dumbia a Zeko. Intanto 2-0 con doppietta di Dumbia. Ecco il motivo perché si preferisce Dumbia a Zeko. Bene, adesso andiamo avanti ragazzi, partita contro il Napoli. Partita importantissima, dovremmo essere inseriti nella formazione titolare. Non so se si gioca in casa oppure fuori casa. Credo a San Paolo. Intanto qui siamo ancora convocati. Bene, siamo in casa ragazzi, quindi non giocheremo a San Paolo ma giocheremo allo Stadio Olimpico. Siamo in campo e questa qui è la classifica. Noi siamo al secondo posto con l'Inter che vince sempre con 15 punti dopo 5 partite, quindi 5 vittorie di fila. Quindi noi ci vediamo in campo contro il Napoli. Bella. Eccoci qui ragazzi, sotto la nebbia non si vede niente. Inizia adesso Roma Napoli. Attenzione Gervinho, guardami benissimo. Emerson, attenzione, è buona il sinistro, volevo fare la finta, non mi è venuta. Attenzione Gabbiadini, fermate, l'ho messo giù, calcio di punizione. E stiamo attenti ragazzi perché lì c'è il sinistro di Manolo Gabbiadini. Attenti ragazzi, il sinistro dentro, il cross, bravo Muslera. Iturbe, attenzione Pjanic, guardami, mamma mia, sono in fuorigioco forse. Tutto regolare, passiamo, come passiamo per sinistro al Viol. Attenzione Florenzi, è buona per noi, possiamo andare ancora dentro per Florenzi. Forza ragazzi, svegliamoci che ci stiamo addormentando. Gervinho, cose come hai fatto a sbagliare. Via, così che possiamo andare, superiamo al Viol in velocità e poi appoggiamo per Gervinho. Vai Gervinho, ora guardami Gervinho, è buona il sinistro. 1-0. E non si esulta. 1-0 ragazzi al 61esimo e ancora in gol noi. Davvero una forma spettacolare. Attenzione Iturbe, guardami Florenzi. Bello il pallone per noi, possiamo andare, appoggiamo per Iturbe. Vai, forse Iturbe, appoggia per noi ancora. Bene così, possiamo andare alla finta. Passiamo, poi la piazziamo col sinistro fuori. Dai, questi sono i nostri gol, le nostre azioni. Il sinistro a giro sul secondo palo, non possiamo sbagliare. Vediamo un po' ragazzi se riusciamo a chiedere palla dentro, anche se noi siamo bassissimi. Premiamo sul secondo palo, attenzione di testa, ci arriviamo, non a scendere, palla fuori. Non ho idea di come ho fatto a colpire di testa in mezzo a Koulibaly al Viol, però boh. Via ragazzi, fai, dai, guardami Iturbe, bene sulla corsa e fai continuare, mannaggia, guarda che azione che stavo facendo.
anzi, che potevo fare, mannaggia, ero da solo. Comunque va bene così, ragazzi, valutazione 6.3, segniamo il gol vittoria e portiamo a casa altri 3 punti. Facciamo i nostri allenamenti, i nostri soliti 5 allenamenti, li simuliamo e vediamo un po', ragazzi, di crescere. Mi sembra che siamo quasi a 79, no, ci manca ancora parecchio. Andiamo avanti nel calendario, ci sono le partite con la nazionale dove mi sembra che non siamo in campo, mi sembra di aver visto non siamo in campo. Quindi andiamo a simulare la partita contro il Portogallo. Portogallo di Cristiano Ronaldo, mi avrebbe fatto piacere giocare con Cristiano Ronaldo e invece no. Gol di De Rossi e gol di Cedric, 1-1. La seconda partita invece, ragazzi, contro la Finlandia, siamo in campo, esatto, ancora con Candreva, questa volta però non con Eder ma con El Shaarawy. Questa qui è la classifica, noi siamo al primo posto con 7 punti dietro il Portogallo con 5 punti. Nel prossimo episodio, ragazzi, oltre alla partita contro la Finlandia, andremo a giocare anche la partita col Milan di campionato. Se non siamo in campo contro il Milan, perché 3 giorni sono pochi per recuperare, andremo a fare la partita di Champions League contro il Lech Poznan. Quindi per questo video è tutto, ragazzi, come sempre spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così, vi invito a lasciare un bel like per supportare al massimo questa sera. Cerchiamo come sempre di arrivare e superare i 200 like. Vi ricordo che in descrizione ci sono i link alla pagina Facebook e alla pagina Instagram. Noi ci vediamo con un prossimo video, ragazzi. Bella!